una notizia di cronaca che ci porta a Roma, tanta paura ma anche feriti questo pomeriggio intorno alle 13.30 al Globe Theater, dove una scala di legno del teatro che si trova all'interno di Villa Borghese è crollata al termine di uno spettacolo dedicato alle scuole. Ad assistervi anche alcune classi del liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi. In totale erano presenti 140 studenti accompagnati da 9 professori del liceo, 11 ragazzi rimasti coinvolti nel crollo della scala sono stati ricoverati in ospedale e dalle nostre informazioni 2 sono stati già dimessi. Ma per saperne di più abbiamo in collegamento il sindaco di Roseto, Mario Nunes, che ha seguito costantemente l'evolversi di questa vicenda. Buonasera sindaco. Buonasera, spero mi sentiate, chiedo scusa di non essere nel mio ufficio, ma impegni istituzionali mi hanno portato fuori. Ecco sindaco, però sentiamo bene, per fortuna, sentiamo bene. Innanzitutto come stanno i ragazzi? È la prima preoccupazione che ho avuto, che abbiamo avuto. Devo dire che c'era tra i professori, i docenti in servizio, la nostra consigliera comunale, la professoressa Simona Di Felice, che ci ha chiamato in tempo reale per rassicurarci che la situazione a livello clinico non sarebbe stata per fortuna grave, ma in ogni caso ci siamo attivati subito con i contatti con la dirigenza scolastica, che si è subito attivata. Ringrazio il preside Achille Volpini e tutti i docenti che sono stati davvero solerti, e poi anche tutti i mezzi di soccorso e il sindaco Quartieri, che è stato davvero gentile e molto, diciamo, responsabile anche nel contattarmi. Abbiamo avuto modo di confrontarci, siamo in contatto telefonico adesso sullo stato di avanzamento dei nostri 11 studenti. Ricordiamo che ne erano 140, 138 presenti più i 9 docenti, quindi si è sfiorata davvero una tragedia, ma in questo caso possiamo davvero tirare un sospiro di sollievo. Sindaco, oltre a questa telefonata con il sindaco di Roma Gualtieri, è riuscito a parlare anche con qualche genitore? Abbiamo inteso utilizzare quello che è lo strumento dei social, perché in quel momento si stavano, a mio avviso, diffondendo troppe immagini preoccupanti, e quindi il post che ho fatto sulla mia pagina Facebook, Scuola del Comune, credo che ha rassicurato, li ho sentiti nei commenti, li ho sentiti personalmente. Il preside poi ha contattato singolarmente i ragazzi, noi ovviamente avevamo la situazione sotto controllo degli ospedali dove i ragazzi erano ricoverati e lo stato avanzamento dei loro accertamenti. E come dicevate, insomma, due, anzi forse il terzo è stato già dimesso, e poi ci sono ovviamente molti codici gialli e qualche codice verde. Ecco, quindi sarebbero 3 in base a quello che ci sta dicendo questo aggiornamento, sì. I ragazzi dimessi, meglio così, di questi 11. Tra l'altro questo appuntamento con il Macbeth a Roma è un appuntamento tradizionale per il liceo Saffo, perché anche ieri alcune classi erano state lì, vero sindaco? Ce lo conferma questo? Sì. Sì, c'è questa attenzione ovviamente a quelle che sono le opportunità culturali del nostro territorio, la vicinanza con Roma, quindi davvero un peccato quello che è avvenuto, perché va comunque a ledere quelle che sono invece delle iniziative che vanno promosse. Ovviamente ci apre gli occhi su quella che è lo stato di mantenimento delle strutture che ospitano questi eventi. È un monito per tutti noi sindaci, per essere attenti al controllo del territorio e anche al governo centrale, a far sì che ci siano risorse, perché altrimenti siamo lasciati da soli un po' a governare il territorio e a prenderci cura di quello che è un patrimonio sì importante ma troppo vasto a volte per le nostre risorse. Sindaco Nunes, grazie naturalmente per questo collegamento. Un'ultima cosa, le risulta che sono già ripartiti i ragazzi con i pullman da Roma? Partiti pullman, erano, ho sentito la consigliera proprio circa un'ora fa, due erano già ripartiti, stavano ripartendo anche gli altri, ovviamente però si stavano accertando delle condizioni e magari aspettavano quelli che erano i dimessi, anche se il preside, avendo avvertito i genitori, aveva visto che molti degli stessi si erano messi in maniera rapida in cammino verso Roma per andare a riprendere i propri figli.